Benvenuti oggi con Borghi d'Italia, vi portiamo alla scoperta di Orvinio in provincia di Rieti, 840 metri sul livello del mare, 500 abitanti circa, è il paese più alto del parco regionale dei Monti Lucredili. Ma adesso iniziamo il nostro itinerario con il primo cittadino. Orvinio nasce dall'antica Orvinium, che risale all'epoca romana, poi dopodiché venne chiamata a Cane Morto perché in cui Carlo Magno vinse contro i Saraceni nella Valle Muzia, e per ringraziare questo valoroso comandante che morì in battaglia si chiamava Cane Morto, ed è qui Cane Morto. Viene ripreso da Orvinio da un regio decreto regio del re Vittorio Emanuele, che diede la delibera consiliare dell'anno prima del Consiglio Comunale di Orvinio che si richiamasse con l'antico nome di Orvinio. Quando era Cane Morto fu sotto la dinastia dei monaci benedettini, poi dopodiché passò alla dinastia degli Orsini e dei Muti, che con la dinastia dei Muti Orvinio ebbe un brio molto, molto splendente. Dopodiché nel 1632 assunse il titolo di Ducato e quindi passò sotto l'egemonia la dinastia dei Borghese. Orvinio è pieno di caratteristiche naturali. Se noi ci addentriamo dentro il borgo, dentro l'arco che sarebbe l'entrata del principale di Orvinio, abbiamo tutto questo borgo caratteristico che stiamo ristrutturando, che pullula di storia, di cultura, e abbiamo poi sullo sfondo che si erge in alto maestoso il castello di Orvinio. Il castello di Orvinio che abbraccia tutto il paese. Fu all'epoca degli Orsini, che poi attualmente è abitato dai marchesi Malvezzi Campeggi. Orvinio è un paese, pur essendo di media montagna, è un paese pianeggiante, quindi si presta per le passeggiate senza fare salire, discese, saliscendi che potrebbero essere anche un po' faticosi. Orvinio è circondato da una pietra, anche tutto il centro storico stiamo ristrutturando, tutta pietra, è la famosa pietra aquilana. Quindi siamo un paese incontaminato, pieno di verde, è il luogo ideale dove trascorrere le vacanze. Il gonfalone rappresenta il castello di Orvinio, che si erge maestoso in tutto il paese, con a fianco il cane, che rappresenta il simbolo dell'antico nome di Orvinio, Cane Morto, che è come se fosse a protezione del paese. Thank you.
Il paesaggio è la vera forza di Orvinio in provincia di Rieti, ma adesso andiamo ad incontrare il parroco che ci presenterà la parrocchiale e le chiese di Orvinio. Salutato Gesù Cristo, siamo nella chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari, in Orvinio, la chiesa centro di questa comunità parrocchiale, dove ognuno dei orvignesi si incontra domenicalmente per celebrare il mistero di Cristo morto e risorto. Qui siamo nella chiesa più importante del paese, dedicata a San Nicola, il nostro patrono, che raduna nei giorni estivi tutti coloro che sono nati ad Orvinio e vivono la festa di San Nicola con la celebrazione delle processioni, una caratteristica molto importante di questo paese. Due processioni che precedono, quella dell'Assunta e quella di San Rocco, che sono i co-patroni di questa comunità parrocchiale. Essendo una comunità piccola, non smette mai di pregare, perché il nostro motto è quello di pregare con qualità, non perché siamo tanti. San Nicola rappresenta la forza. Sappiamo che San Nicola è uno che ha lottato contro la fede, morendo anche. Così anche la caratteristica principale di coloro che abitano ad Orvinio. Un'altra chiesa importante è la chiesa del Conventino, chiamata del Conventino, dove abbiamo l'immagine della Madonna dei Raccomandati. Insieme alla statua di Sant'Antonio, il nostro copatrono, che festeggiamo ogni anno il 13 giugno con una processione dell'altra confraternita, perché Orvinio ha due confraternite, la confraternita del Santissimo Sacramento. E la confraternita del Confalone o dello Spirito Santo. La chiesa è dipinta da un grande pittore che è Manenti, Vincenzo Manenti, che ha rappresentato la vita di Sant'Antonio e di San Francesco in questi bellissimi dipinti che troviamo in questa chiesa.
Un'altra devozione importante, non secondaria, è quella del popolo orvignese verso la Madonna di Valle Bonal. Santuario, un santuario antico che risale al XVII secolo, dove viene custodita l'immagine della Madonna Santissima di Valle Bona. Si racconta di un contadino che, mentre puliva l'edera, scoprì questa immagine che per lui era molto importante, che quasi gli parlava. Questa immagine, si racconta, fu portata nella chiesa parrocchiale, ma all'indomani non trovarono più la Madonna, che era ritornata in questo bellissimo posto del santuario di Valle Bona. E un altro gioiello di Orvinio è la chiesa di San Giacomo, con il disegno attribuito a Gian Lorenzo Bernini. La chiesa di San Giacomo è stata recentemente restaurata e recuperata dal comune con un'opera di revisione e di completo restauro degli interni e degli esterni. Soprattutto negli esterni abbiamo restaurato l'intera facciata, riportandola all'antico splendore caratterizzato da un intonaco con un colore molto vivo, e con il restauro e la pulitura di tutte le opere in pietra, che sono di particolare pregio sia perché sono di qualità molto elevata e sia perché appartengono ad una pietra locale, un travertino rosato che si trova soltanto in questi luoghi. La chiesa è posta su un'altura che ne caratterizza anche una maggiore efficacia, una maggiore visuale. Il lavoro di restauro che è stato fatto ha portato anche negli interni un notevole restauro, con gli intonaci, con l'altare che è stato completamente recuperato. Il posto dove adesso noi ci troviamo è il castello di Orvinio, che è stato recuperato anch'esso ultimamente. Il giardino è un tipico giardino all'italiana, caratterizzato dallo specchio d'acqua centrale. I vialetti con le siepi che si diramano in maniera a raggiera lungo il percorso. L'intero borgo di Orvinio risente anch'esso di un'architettura molto particolare, perché è composto da diversi assi viari. Un asse viario è quello del corso Manenti, quello storico, diciamo, all'interno del borgo medievale, delle case rinascimentali. Thank you.
Un secondo asse è quello che abbiamo detto prima, quello caratterizzato dalla chiesa di San Giacomo, con una quinta più ampia e contornata da un ampio viale alberato. Poi ci sono diversi episodi architettonici, come la chiesa di Santa Maria dei Raccomandati, posta su una scalinata che ne caratterizza con il suo angolo, con il campanile ad angolo, una visuale abbastanza originale all'interno del contesto architettonico dei paesi e dei borghi del Lazio. E con l'assessore alla cultura del comune di Orvinio andiamo a scoprire le manifestazioni più importanti dell'anno. Questo paese diciamo, ha sempre vissuto nei fasti e se ne è sempre parlato in termini altisonanti, come un paese bello, già ai tempi di Terenzio Varrone nel 150 a.C. e Dionigi di Alicarnasso citavano di Orvinium una città maestosa con delle alte mura di cinta. È diventato importante dal punto di vista culturale perché a Orvinio sono nati Ascanio Manenti, papà di Vincenzo Manenti, insigni pittori del Seicento che hanno affrescato molte chiese sia in Orvinio che nelle cittadine del circondario, Rieti, Farfa e via dicendo. A Orvinio diciamo, sono nate anche altre persone importanti, c'è Girolamo Frezza che è un insigne incisore di rame e di altre tavole, come a Orvinio è nato anche lo scrittore romanziere Virgilio Brocchi. Nei tempi nostri abbiamo anche il professor Aldo Onorati che è vissuto a Orvinio, alla nostra cittadinanza onoraria, è uno scrittore dantista. È con lui che spesso organizziamo degli eventi culturali sulla Divina Commedia, recitazione e commento di canti sia dell'Inferno che del Paradiso e già di questo diciamo, abbiamo fatto qualche manifestazione. Ora è nelle nostre intenzioni incrementare le attività culturali con dei premi letterari che faremo probabilmente in autunno e altre manifestazioni con persone sempre nell'ambito della cultura. E abbiamo contattato ad esempio Piero Angela, il figlio ed altri personaggi importanti che sono disponibili a collaborare con noi per fare appunto manifestazioni culturali in questo paese. È nata qualche società privata proprio per la gestione degli eventi, la Proloco si sta impegnando maggiormente proprio per far sì che la cultura, gli eventi, lo sport, lo spettacolo, il turismo siano quelle che pensiamo la linfa che dovranno rigenerare un po' di energie nel nostro territorio e nel nostro paese. Ed Orvinio coniuga ad un bellissimo paesaggio una saporita gastronomia. Siamo qui a presentare i prodotti tipici di Orvinio e Orvinio da tradizione storica è considerato granaio della Sabina. E quindi i prodotti derivano da grano, gran turco, farro e quindi abbiamo i quadrucci, i maccheroni, fettuccine, maltagliate. Fettuccine di farro più scure perché il prodotto è molto più scuro. Poi abbiamo il pane, la pizza leveta come si dice a Orvinio. Polentone e polenta che sono i piatti che utilizziamo noi per in Proloco per le sacre perché sono i più che rappresentano più il nostro paese. La polenta viene servita con sugo e spuntature di maiale.
ponentone viene condito in bianco con il sugo che deriva dalla padellaccia, così che era tradizione farlo quando i nostri nonni uccidevano il maiale. E viene condito con questo sugo che risulta da questa padellaccia, con sempre salsicce e spuntature, e accompagnato da da cicoria ripassata in padella. Poi abbiamo il pizzillo, che è acqua, farina e bicarbonato, che era di tradizione farlo al cammino sotto il coppo. Poi fuori abbiamo anche il farro per vederlo fuori, abbiamo allestito, abbiamo il farro verde, cioè la pianta. Poi il farro, questo viene raccolto a settembre e viene... anticamente veniva fatta la trita, cioè con i cavalli venivano fatta la giostra dei cavalli e si staccava il seme dalla pianta e poi veniva macinato e fatto a farina oppure a minestra, a zuppa, come vogliamo. Poi abbiamo i biscotti di Orvinio, che sono dalle ciambellette col vino, ai tozzetti, alle tisichelle con la chiara dell'uovo, gli amaretti, i savoiardi. Tante qualità ci sono di biscotti Orvinio, di dolci e quant'altro. Tradizione di Orvinio è anche la pastorizia, quindi c'è presenza di formaggio. Poi mi trovo qui con queste belle donne in tipico costume orviniese e che ogni volta che facciamo qualche manifestazione sono presenti e ci fanno questo tipo di accoglienza. Vi aspettiamo alle Sagre di Orvinio! Questo è un comune dell'Alta Sabina, che è uno degli più belli del Lazio. Ci sta tutto, ci sta un forno che la Fornara fa una pizza favolosa, pane e pizza, vengo con la motocicletta a Centinara a comprarla. Io sono un vecchio agricoltore, ma devi dire vecchi perché tengo un trattore che so 50 anni e ancora funziona che è una favola. Vi aspetto in tanti se volete partecipare, perché c'è stato tutto, acqua buona. L'ovino non ci sta più perché le vigne non le pota più nessuno e sono sparite. È venuta la filossera, ha distrutto tutto. Vi aspetto in abbondanza. Venite numerosi che si sta gran bene. E dal borgo medievale di Orvinio in provincia di Rieti vi salutiamo. Il paese vi aspetta, come vi aspettano tutti i borghi d'Italia, che vanno gustati non solo con gli occhi, ma anche e soprattutto con il cuore. Per rivedere tutte le puntate potete visitare il nostro sito internet e per quanto riguarda Borghi d'Italia ci vediamo la prossima settimana. Buone passeggiate e ciao!